E sono davvero contenta perché il Festival di Sanremo 2019 abbiamo davvero un graditissimo ospite e abbiamo Enrico Nigiotti che torna ai nostri microfoni. Ciao Enrico. Ciao a voi, grazie dell'invito. Intanto vi stavo dicendo proprio questo fuori diretta, che ho letto il testo del suo brano e mi sono emozionata davvero, proprio pianto perché è davvero un testo meraviglioso, Enrico. No, grazie, è una lettera, quindi è stato uno sfogo che poi è diventata una bella canzone. Quanto c'è di tuo nonno praticamente in te? Ma c'è tutto, perché poi alla fine i nonni sono i genitori alla seconda, sono forse i genitori ancora più genitori dei genitori. E quindi sì, sono quel mondo che ti mancherà sempre, insomma. E quindi c'è tutto, tante cose ci sono. Cosa porterai con te di lui sul palco del festival? Porterò, penso, il suo sorriso forse, tanti, e la sua forza, ecco, sì, sicuramente la sua forza, la sua tenacia, i suoi in bocca al lupo. Penso che mi porterà fortuna, o comunque vada, sarà un pensiero fisso questa settimana ancora di più di quanto può essere anche la prossima o l'è stata la settimana scorsa, ecco. E vedo che gli brillano gli occhi, quindi davvero sento quello che sta dicendo ed è una cosa stupenda davvero, Enrico. Questo Festival di Sanremo cosa significa per te? È un festival molto importante, perché sono con un brano importantissimo e sono soddisfatto di essere qua. Poi è partito bene perché ho vinto il premio Lunezia e come miglior testo, e questa è una cosa che mi fa solo che felice e mi rende molto orgoglioso. Quindi non sto sentendo la gara, ho solo voglia di andare sul palco e far sentire al meglio questa canzone, che per me è importantissimo. Anche la scelta del duetto è una scelta abbastanza particolare con Paolo Iannacci. Sì, abbiamo scelto Paolo Iannacci perché volevo un musicista, volevo dare una veste più intima, quindi com'è nata la canzone, che il provino era piano e voce, così ho scelto il miglior pianista, che è Paolo Iannacci, che è un pianista jazz favoloso. E in più insieme a noi ci sarà anche Massimo Ottoni, che è un sand artist, cioè uno che lavora la sabbia, per dare ulteriori immagini visive proprio alle mie parole, quindi sarà molto bello. Ci sarà anche una sorpresa il 15 febbraio, perché uscirà un nuovo brano, album. Uscirà Cenerentola Altre Storie, che è il repack del disco, dove è presente Nonno Hollywood ovviamente, e un pezzo che è dedicato a Alda Merini, che si chiama La ragazza che raccoglieva il vento. E invece ad aprile inizierà il tour teatrale. Ad aprile siamo a San Benedetto del Tronto, poi Bologna, eccetera eccetera. Ci sarà un ritorno al blues? Sì, cioè, il blues rimane sempre, assolutamente, perché comunque è la musica che mi ha fatto crescere, quindi anche nel tour, nei concerti ci saranno anche molti assoli miei, insomma, sì, assolutamente. E aspettiamo allora. Assolutamente. E allora noi aspettiamo anche di vedere Enrico Nigiotti scalare altre vette, e intanto grazie per essere stato con me. Grazie mille, grazie. Perché Sanremo è Sanremo.